Andrea, a pelle, che effetto ti ha fatto il nuovo allenatore? Buona, devo dire, è vero che le presentazioni le prime volte sono sempre dichiarazioni di intenti, con grande entusiasmo, con grandi aspettative, però devo dire che il profilo di Dal Canto è buono, è un profilo migliore per un progetto come quello che ha l'Arezzo. Manca la squadra, ma insomma anche da questo punto di vista credo che ci siano tempi e modi per poterla costruire in tempo utile per poi presentarsi al campionato nel modo giusto. Tanto raccoglie un'eredità pesante, quella di Massimo Pane. Eh sì, è vero, perché è passata qualche settimana da quando Pavanel ha annunciato l'addio, però lascia un'eredità pesante, anche se credo che ormai abbiamo tutti voltato pagina, perché non c'è più Mister Pavanel, non c'è più Moscardelli, non c'è più una larga parte della squadra che ha conquistato l'impresa totale, e quindi credo che questo per Dal Canto sia anche un'opportunità per ripartire da zero e ripartire con i suoi principi di calcio, che ci auguriamo tutti possano portare i risultati sperati. Tanto sì, diciamo, le previsioni sono quelle di fare una squadra giovane, dall'età medio-bassa. Ecco. Sì, io mi auguro che rimanga lo zoccolo duro che questa squadra ha. Ci sono dei giocatori sotto contratto, che sono giocatori importanti, come Cenetti, come Cutolo, come Foglia, come Luciani. Mi auguro che questa base possa essere conservata, e poi avere una squadra giovane non è così pericoloso. Credo che insomma in questa Serie C, se una squadra è ben allenata e ha le giuste motivazioni, può fare bene anche se ha una carta d'identità piuttosto verde. Il direttore generale Armando Pierone ha dichiarato comunque che per il 25 agosto la squadra sarà pronta. Sì, è una data abbastanza in là, perché siamo praticamente a ridosso del campionato, e credo che lui l'abbia messa anche come data limite, ma credo che nei suoi intenti, come in quelli della società, ci sia l'intenzione di costruirla prima, anche per dar modo alla mister di lavorare con i giocatori che poi dovrà utilizzare nel campionato. Per cui mi aspetto per i primi giorni di agosto una rosa completa, non dico al 100%, ma all'80-90% sì. Anche se si dovrebbe vedere già qualcosa dai primi test, mi sembra il 16 luglio. Sì, beh, lì è chiaro che saranno dei test sotto tutti i punti di vista, quindi test sul piano atletico, sul piano tecnico, sul piano tattico, anche dell'organico, che non sarà al completo, però sarà un modo per cominciare a valutare il lavoro di Mister Dal Canto. Bene, grazie. Grazie a te.